Allora, sulla riforma del mercato del lavoro è chiaro, non possiamo negare che ci siano state opinioni diverse, ma questo è il sale della democrazia e quindi io sono d'accordissimo col mio amico, il vicepresidente di Unirec e oggi presidente di Ebidec, al quale faccio i miei veramente auguri di cuore. Io ho a cuore l'associazione e quindi sono convinto che l'unità e agire insieme in maniera unita attraverso quelle che poi sono la sintesi di quelle che sono le desiderata dei nostri associati, noi dobbiamo portare avanti, io oggi collaboro come associato ovviamente, ma con tutta la forza anche che esprimevo prima, quindi noi dobbiamo portare avanti questa riforma del lavoro secondo quelle che sono state le indicazioni di Unirec e degli associati. E quindi cercheremo di convincere i parlamentari che sono i presentatori di questa legge e gli altri che si sono uniti poi successivamente a trovare una via convergente che è quella che desidera Unirec ovviamente, perché io credo che comunque bisogna uscire dal 115, avere un dispositivo pur moderno che sia sotto il Ministero degli Interni va bene, purché sia un dispositivo del 2000, del terzo millennio, ormai siamo nel terzo millennio. Marco, credo che... Sì, come presidente di Ebidec e presidente uscente di Unirec, io auspico che i contrasti che ci sono stati, che ci sono sempre in un dibattito democratico, perché si può partire anche da linee divise, da opinioni divise, ma poi alla fine se si è intelligenti, se il fine comune è lo stesso, un accomodamento, una concertazione si trova sempre tra persone che hanno voglia di costruire qualcosa di positivo. Io penso che se insieme a OIPA si stabiliscono delle strategie condivise con quelle dell'associazione, perché no, ben vengano, perché le sinergie più ce ne sono più sono positive e ognuno in modo che può portare la propria esperienza, sia in Ebidec sia in Unirec, le competenze di ognuno indipendentemente dai ruoli associativi sono state sempre esaltate, sia sotto la presidenza Persici sia nel breve periodo in cui sono stato presidente io, e la politica futura sarà quella, cioè indipendentemente dal fatto che io posso essere presidente di Ebidec e quello può essere vicepresidente o consigliere, se una persona ha delle competenze specifiche è giusto aprire, come è stato fatto nella scorsa presidenza, dei tavoli tecnici specifici in cui hanno partecipato anche persone che non avevano incarichi elettivi, però che il loro contributo è stato talmente importante per costruire dei nuovi percorsi che non si può fare a meno, e quindi in futuro non si può fare a meno di ex consiglieri come la Gubellini, non si può fare a meno di Sergio Bonmarito e non si può fare a meno di Antonio Persici, perché sono tutte esperienze passate, esperienze presenti, ognuno nella sua specificità, che se si va insieme nella stessa via è la cosa migliore che c'è, quindi io, se si riesce a trovare il cammino comune, ben venga. Ma credo che il cammino comune ci sia, ci siamo già parlati, quindi per quanto riguarda la riforma, certo siamo molto preoccupati anche dalla riforma del lavoro, però per quanto riguarda quello di cui stiamo parlando adesso, la riforma del settore, quindi con Marco ci siamo parlati e quindi sicuramente abbiamo una via sicuramente comune, che è quella che voleva l'organismo comporto in un certo modo con i consumatori e con noi, e quello che voleva il Ministero degli Interni come organo di controllo, diciamo il Ministero di controllo. Io ho sempre le mie opinioni, per carità, non le rinnego, però sono convinto, in quanto ha detto Marco e quanto ho detto io, che noi dobbiamo trovare una sintesi, perché l'unica strada possibile, lo ripeto, è quella che si percorre insieme, se no non si va da nessuna parte. Quello che dice Antonio è pienamente condivisibile, fu grazie a lui che si costituì Ebidec, perché fu lui che diede lo stimolo e noi l'abbiamo seguito, quindi il principio della bilateralità, della sussidiarietà sarebbe un bene che venga traslato in un organismo che controllasse il nostro appunto settore e che comunque
per opinione degli associati che si rimanesse sotto il controllo e vigilanza del Ministero Interno, magari superando appunto la licenza 115 con delle regole nuove, perché comunque il disegno di legge, come più volte ho detto, l'impianto è sano, è buono, è moderno. L'unica cosa che abbiamo avuto contrasto era su, appunto, sull'organismo e sul Ministero di controllo, però per il resto può rimanere così com'è, è ottimo.